Eccoci in studio per parlare in questo primo spazio di robotica. Diamo il benvenuto a Mirko Lami della segreteria regionale CGIL. Buongiorno Mirko Lami, Buongiorno a tutti voi. figura qualificata per cercare di capire nel secondo step del nostro ragionamento quelle che possono essere le ripercussioni di una industria 4.0 che sta prendendo decisamente le mosse, cominciando dai passi avanti che sta facendo per esempio nel centro Piaggio la ricerca dell'Università di Pisa. Campi di applicazione principale della robotica sembrano essere soprattutto la medicina e il mondo del lavoro, ma non mancano, come ci spiega Jacopo Cecconi, gli interrogativi. Ciao Face, piacere. Ah no, no, troppo vicino ti faccio arrabbiare. No, magari da lontano ti sto più simpatico. Come funziona Face? Ci sono due mondi, quello che percepisce e le sue azioni. Questi due mondi sono innanzitutto improntati sulla robotica sociale, quindi quel tipo di robot che sono progettati per interagire con le persone, ma soprattutto sono due mondi che sono collegati dall'intelligenza artificiale. Quindi le macchine comunicheranno con noi non più freddamente, ma con un volto umano. Esattamente. Face è per sua natura il volto da copertina delle invenzioni del centro Piaggio dell'Università di Pisa, ma la ricerca è forse ancora più avanzata in altri campi della robotica, come lo sviluppo del senso del tatto nella macchina stessa. La mano robotica, quando un amputato la usa, non sa quando va a prendere un oggetto quanta forza effettivamente fa attorno all'oggetto. Tramite questo dispositivo noi siamo in grado di ridare un feedback di forza e capire quanto sta stringendo in questo momento la mano intorno all'oggetto. Ma anche il chirurgo che opera a distanza potrà tastare consistenze, rilevare noduli. Il medico semplicemente può muovere il dito all'interno del dispositivo e il dispositivo, gestendo i due motori, va a tendere il tessuto per simulare la rigidezza del materiale toccato. Già sono molto sviluppati i robot teleguidati che replicano i movimenti dell'uomo, tipo avatar, per intendersi. Possono aiutare le persone, ad esempio, a svolgere compiti che sono in aree pericolose. Abbiamo per esempio portato un fratello più grande, un fratello maggiore di questo ad Amatrice. Aggiungendo la propriocezione si può impiegare sempre meglio la macchina nel lavoro di fino, ad esempio per muovere frutta o merci morbide, tutta tecnologia che parla italiano, cioè gesticola. C'è poi l'incredibile campo della biofabbricazione, stampanti 3D che usano come materia prima cellule umane vive. In futuro si potrà rifare un orecchio a chi l'ha perso, già ora si creano tessuti su cui sperimentare farmaci senza rischi per i pazienti né cavie animali. Sviluppare delle membrane che riproducono la membrana di Brooks dell'occhio umano in maniera da andare a ottimizzare il farmaco per la cura di questa terapia. Ci sta chi sta provando a stampare del tessuto animale, del tessuto adiposo e del tessuto muscolare per fare delle bistecche. O chi sta provando a realizzare della pelle in provetta per poter poi conciarla e realizzare cinture e borse. Quindi carne e pelle per i vegani. Esattamente. Ma tutte queste macchine al lavoro, specie nel campo della logistica, non faranno estinguere l'operaio? Verrà sostituita da una macchina, è vero, però questa macchina qualcuno la dovrà costruire, progettare, mantenere e anche gestire quotidianamente. Daniele, per esempio, ricercatore del centro Piaggio, ha avviato una sua startup per buttarsi nel grande business dell'industria 4.0. Produce una macchinetta da 200 euro in grado di dare intelligenza a un macchinario qualunque senza doverlo sostituire, dalle valvole di una discarica ai frigo di una lavorazione carni. Un macchinario non intelligente può essere collegato a sistemi di questo tipo, i dati estratti in tempo reale vengono analizzati localmente e poi caricati sul cloud o su altri server. Con Daniele lavorano in sei, tutti informatici e ingegneri. Insomma, se come diceva Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha, si può dire che i robot toglieranno lavoro, se va male, a chi non li fa. E il distretto di Pisa ha tutta l'intenzione di organizzarsi per farli. E allora, rieccoci in studio con Mirko Lami. Probabilmente una delle ricercatrici diceva la cosa che tutti si auspicano: le macchine toglieranno lavoro, ma ci sarà qualcuno che dovrà, come dire, azionarle. Eppure ci sono delle ricerche che dicono che nei prossimi 15 anni si perderanno nel mercato italiano 3 milioni di posti di lavoro. Questo allarme è concreto oppure dobbiamo credere all'altra metà della storia? Non dobbiamo spaventarci, di questi enormi numeri, a fronte del fatto che ne dovrebbero nascere circa 40.000 all'anno.
però non scompariranno tutti insieme, serve una formazione continua, il lavoro cambierà, cambierà anche il modo di interconnettersi con le macchine, per cui gli operai diventeranno operai specializzati, ecco perché dovremo fare, e già abbiamo iniziato, corsi di formazione per i lavoratori che si devono sempre di più aggiornare su questi nuovi sistemi che entreranno in tutti i settori, nella logistica, nel turismo, nella medicina, nell'agricoltura. Ma questo ovviamente in termini generali, ma nel particolare è possibile capire quali figure spariranno e quali emergeranno invece? Ma ancora è prematuro, senz'altro la figura che sparirà in qualche maniera è la figura semplice dell'operaio che si specializzerà. Lo stiamo vedendo nelle grandi piattaforme, che abbiamo già in circolazione come Amazon e il resto, però stanno entrando anche specializzazioni importanti e lo abbiamo visto recentemente anche a Piombino, dove l'ITI e l'IPS hanno vinto una gara su percorsi relativi a nuove macchine. Tipo i droni, che sono droni che entreranno sia nel mondo subacqueo, sia nel mondo aereo, sia nel mondo terrestre e addirittura trasporteranno le merci. Ultima cosa, Mirko Lami, ovviamente è difficile guardare nella palla di vetro, però queste macchine avranno un costo, sarà recuperato da chi fa impresa a scapito del mondo del lavoro, secondo lei, o ci si proverà? Ci proveranno, però è chiaro che la cosa principale dovrà essere mettere insieme lavoratori, aziende dentro un sistema innovativo e fare formazione continua. Grazie ancora a Mirko Lami per essere stato con noi. Noi andiamo...